Eccoci qui, arrivati con l'ultima giornata appena giocato, ovvero la 7 che si è giocata venerdì, sabato e domenica. Si comincia venerdì con Cagliari-Venezia, una partita veramente incredibile, 1-1, si va di vantaggio con Keita il Cagliari, pareggia al 92esimo il Venezia con il classe 2001 o 2002 Busio al primo gol in Serie A. Poi abbiamo la prima vittoria della Salernitana in Serie A, grazie alla rete di Juric, che segna anche il suo primo gol in Serie A. Si chiama Milan, tra l'altro. Poi abbiamo la vittoria del derby della Madonnina tra Juve d'Oro, vinto per 1-0 dalla Juve, grazie al secondo gol consecutivo di Manuel Locatelli. Incredibile. Poi abbiamo una vittoria per 2-1 dell'Inter sul Sassuolo. Fa l'1-0 Berardi su calcio di rigore. Fa l'1-1 Dzeko, il 2-1 Lautaro. E se non erro, in questa partita Di Marco ha sbagliato un calcio di rigore. O questo in quella prima, non mi ricordo. Poi abbiamo l'incredibile sconfitta per 3-0 della Lazio sul Bologna. Fa l'1-0 Barrow, il 2-0 Tiet e il 3-0 Icky. Tra le file della Lazio c'è l'espulsione di Acerbi che si è procurato 2 giornate di squalifica. Poi abbiamo la netta vittoria per 4-0 del Verona sullo Spezia. Grazie a reti di Simeone, Faraoni, Caprari e Bessa. Tra le file dello Spezia c'è l'espulsione di Bastoni che non si sa perché abbia tirato una gomitata al povero Ilic. Pareggio pirotecnico tra Samp e Udinese. Fa l'1-0 Bobby Pereira. L'1-1 un autogol di Larsen, anche di Stricker Larsen, anche molto sfigato perché Candreva tira, va sulla traversa e la palla gli rimbalza su Larsen e la palla va in rete. Fa l'1-1 il primo gol in Serie A di Beto, arrivato quest'estate. Fa il 2-1 Quagliarella. Il 3-2 è un qualcosa di veramente clamoroso, un gol da 30 metri di Candreva. Non sa manco lui come l'ha fatto, però ha fatto gol da 30 metri, Candreva. E poi c'è il 3-3 di Forestieri. Poi c'è la settima vittoria su 7 del Napoli sulla Fiorentina. Si perde in vantaggio la Fiorentina con Martinez quarta. Fa il 2-1 Lozano e Ramani. Poi abbiamo le ultime due partite di giornata, ovvero Roma-Empoli fa l'1-0 Pellegrini, che ha rinnovato fino al 2026, ma l'abbiamo già detto prima, ma non lo ridiciamo. E poi il gol di Mkhitaryan sul sesto palo, dopo che Abraham ha colpito il sesto palo del suo campionato. Povero Tammy. Poi abbiamo il big match di giornata, ovvero Atalanta-Milan, vinto per 3-2 dal Milan. Si perde vantaggio il Milan con Calabria. Fa il 2-0 Tonali e il 3-0 Leao, che spacca la porta all'incrocio dei pali. Fa il 3-1 Zapata sul calcio di rigore per un fallo di mano di Messias. Fa il 3-2 Pasalic al 94esimo, nonostante ci sia stato un fallo di Zapata sullo stesso Messias, ma da ex anche Pasalic fa il gol del 3-2, ma non esulta. Questa è l'ultima giornata, la settima. La prossima si giocherà il 16, perché ora c'è la pausa nazionali, 16 ottobre, e c'è il big match Juve-Roma, quindi Mourinho contro Allegri. Vediamo un po' come andrà a finire. Ora vi farò anche il recap della Champions League. E se riesco anche quello dell'Italia di ieri. Quindi, per queste 4 giorni di serie è tutto, vi ho fatto qua, ve li potevo fare tutti insieme, ma ve li ho fatti separati. Quindi, per questa settima giornata, per questa se giornata di serie è tutto, ci vediamo. Con la serie A ci vediamo lunedì 18. Quindi ci vediamo al prossimo video. Bella!